formazione che secondo me è quella più friccicosa è la formazione della Subal Cuneo. Il Cuneo quest'anno si è preso il giovane Raviola e poi ha chiamato alla corte della Subal Cuneo, della famiglia Capello, Giampaolo. Giampaolo è un habitué della Subal Cuneo, è stato diversi anni con Bellanti. Allora l'esperienza di Giampaolo con Federico Raviola può essere un mix interessantissimo, qualcosa di eccezionale che può riportare pubblico. C'è da dire che il pubblico a Cuneo non è che vada molto, se non vanno più che in finale non c'è mai tanto pubblico a Cuneo. Però l'arrivo di questo ragazzo Federico, classe 1993, con un grande della pallapugno come Giampaolo e poi amici come Terzinici, Andrea Lanza, Enrico Unia, anche Unia è un ritorno alla Subal Cuneo. Lanza non è di primo pelo, bisognerà vedere come si comporterà, è un ragazzo che arriva da lontano, lui arriva da Aicardi quando era alla Canalese nel 1988-89-90. Allora dicevo, la Subal Cuneo è una squadra che può fare di tutto. Sicuramente Federico Raviola, che era forte a San Biagio perché conosceva il campo, perché le caratteristiche dello sferisterio di San Biagio con questo muretto basso davano alla battuta di Federico Raviola un certo non so che metteva in difficoltà gli avversari. Su Cuneo lo sferisterio non lo so, lo sapranno i tecnici e lo vedremo se sarà all'altezza. Non dico Federico dello sferisterio, ma lo sferisterio è all'altezza di Federico, perché è uno sferisterio particolare, la rete rallenta il pallone, è uno sferisterio di fatica, non c'è l'aria che ti aiuta, mentre a San Biagio c'era l'aria. Comunque sicuramente di tutto questo campionato la Subal Cuneo è la squadra più friccicosa, è una squadra da seguire perché può far sognare, può far veramente sognare. Non pronostico nulla perché non si può pronosticare nulla. Io credo che nei sei arriverà comodamente. Però potrebbe anche fare qualcosa in più dei sei. Adesso andiamo ad Ogliani, la Virtus Langhe. La Virtus Langhe ci aveva abituato a squadre competitive, potenti, eccetera, eccetera. Quest'anno sembra l'impressione che abbiamo e che sia, come dire, abbia messo su una squadra un po' per accontentare, più che altro. Arriva dalla Liguria Daniel Giordano, che giocatore, è un ragazzo che può fare qualunque cosa. Lui in finale in Serie B ha battuto Campagno, non gli ha fatto toccare il pallone. Tutti dicevano Giordano spacca qui, Giordano spacca là, poi Giordano si è un po', come dire, seduto, non ha fatto grandi exploit. È andato a Andorra, ha cercato di tirare su questa società ligure, è sempre stato anche lui nella pancia della classifica. L'anno scorso aveva Sciorella insieme, è rimasto anche in quel caso nella pancia. Adesso è arrivato Dogliani è un campo di fatica, bisogna spingere, se no il pallone non ti va via. Insieme c'è Enrico Rinaldi, che a mio giudizio è uno dei terzini al muro più forte della Serie A, non lo vedo personalmente come spalla. Poi c'è Marco Vero, che arriva dalla Pro Paschese, Giuliano Foggini, che non era in attività nel 2012. Giuliano Foggini è una leggenda nello sport della pallapugno doglianese, perché è stato doglianese nel Roddino, ha sempre girato lì, poi comunque ha trovato e ha raggiunto dei buoni risultati. Direttore tecnico Giordano si è portato Pietro Novaro Mascarello. Quindi tanti auguri alla Doglianese, attenzione perché la Doglianese con questa squadra potrebbe anche rischiare, anzi il suo obiettivo secondo me è quello di entrare nei sei e di non stare in fondo alla classifica. Delle due promosse dalla Serie B alla Serie A, una non ha accettato il Peveragno, l'altra il Prospigno che aveva fatto un 2012 non certo per vincere, ma poi il grande Paolo Voglino ha trascinato tre ragazzini in finale e li ha portati alla promozione. È il Prospigno. Il Prospigno quest'anno si presenta alla Serie A dopo anni che non ci partecipava più con Levratto che era
a Vignale, anche lui giocatore di straordinarie qualità, ma ogni tanto quando non collega il cervello al pugno il pallone parte 90 gradi, pianta su dei cinematografi impressionanti. Se il pallone gli va dritto, credetemi, non si butta giù. Quel ragazzo lì, se il pallone gli va dritto, va dritto in finale lui. Non ha più, come dire, non ha più Amoretti insieme quando l'anno scorso se la giocava Vignale, ma ritorna con Flavio Dotta. Flavio Dotta era con lui a Vignale. Flavio Dotta, grande campione, grande battitore, anche lui sul viale del tramonto, perché non è che cominciamo a superare i 40 anni, quindi capite che se in uno sport uno riesce a reggere ancora oltre i 40 anni vuol dire che o è un fenomeno lui, o gli avversari, le nuove forze emergenti non sono in grado di contrastare. Allora, squadra da metà classifica, dovrà stare attenta a non sbagliare qualche partita perché potrebbe anche retrocedere. Quindi vediamo il prospigno: Matteo Levratto, Flavio Dotta, Mariano Papone, un grande che arriva dalla Liguria, e poi Ivan Montanaro, che faceva parte della magica squadra del prospigno che l'anno scorso dalla Serie B ha vinto in la finale ed ha raggiunto la Serie A. E adesso arriviamo al Ricca, lo teniamo per ultimo perché il Ricca faceva la Serie B l'anno scorso con Trincheri e Molinari, non sono riusciti ad arrivare in finale, hanno fatto un campionato da metà classifica, poi hanno fatto domanda per il ripescaggio in Serie A e la FIPAP li ha riportati in Serie A. C'è da fare una precisazione: in Serie A i ripescaggi devono avvenire solo in base alla questione territoriale, e quindi Ricca, che è a 5 km da Alba, il fatto che dalla B venga ripescata in Serie A, insomma, non è fra le cose più regolari che ci possono essere, perché sennò se tutti i momenti ne stiamo a ripescare una squadra senza calcolare il territorio, allora non ci sarà, è inutile fare, amici, le retrocessioni, non servono più a niente. Bene, vediamo questo Ricca. Ricca si è andato a prendere Massimo Marcarino, un giocatore che lei aveva cresciuto nelle sue giovanili, poi gli è scappato di mano, era andato a Santo Stefano Belbo e insieme a Paolo Voglino aveva vinto la Serie B portando il Lamanzo in Serie A. L'anno scorso si è salvato per un pelo dalla retrocessione, è stato un discorso di retrocessione che si è giocato fra il San Biagio, che aveva Federico Raviola infortunato, e il Santo Stefano Lamanzo con Massimo Marcarino, anche lui infortunato. Quindi se la sono giocate due squadre che avevano i battitori infortunati. Quest'anno Ricca, dopo la promozione in Serie A, promozione come ripeto da ripescaggio, ha messo in campo Massimo Marcarino, che è ritornato a casa, Simone Rivoira, Michele Vincenti, Matteo Carbone, direttore tecnico Elisa Marotta. È una squadra che dovrà sicuramente fare tesoro della poca esperienza che ha. Hanno i numeri per fare un bel campionato, possono arrivare anche in semifinale. Diciamo che oggi sulla carta, se non faranno un grande exploit, devono stare attenti al fondo della classifica, o comunque il loro obiettivo è entrare nei sei e stare nella pancia e nella tranquillità della classifica di Serie A. Amici, buon campionato a tutti per quello che riguarda la Serie A. Se qualcuno si è, come dire, non l'ho messo in finale, non gli ho augurato la finale, non ce l'abbia mai. In finale ci vanno in due, in semifinale ci vanno in quattro e tutti gli altri stanno a guardare. Ciao amici!
In Piemonte, a pochi chilometri da Cuneo, dalle stalle ai piedi della Bisalta, il buon latte della Valle Iosina si trasforma in quattro meravigliosi formaggi DOP. Pra tenero e braduro dal peggio, raschera e poi la prelibata toma piemontese. Ma anche altri saporiti formaggi ottenuti dalla riscoperta di antiche tradizioni casearie come il Gioda, il Nustral, il Corona di Re, la toma alle erbe, i freschi e deliziosi tomini e le sfiziose robiole. Una vasta gamma per accontentare i palati più esigenti. Li puoi trovare nei numerosi punti vendita Valle Iosina e nei supermercati. Valle Iosina, formaggi dai profumi e sapori della Bisalta. Pizzeria La Contrò, piatti tipici piemontesi e novità senza limiti per pizza, farinata, bibite o vino, più pizza, la Nutella come dessert e caffè a soli 15 euro. Aperto tutti i giorni pranzo e cena. La Contrò, via Saracco 40, Bisagno. I clienti Caffacli sono tutte persone importanti. Caffacli, sei importante anche tu.